questo punto va su tutte le furie e chiede a Montaglio e agli sbirri di rendergli quando gli è stato sottratto. E addirittura dice che... Bene ragazzi, scusatemi per la grande innovazione tecnologica, ma non ho ancora imparato bene a montare i video, quindi era la tecnica per far vedere di persona uno dei tanti problemi in cui mi sto imbattendo in questi ultimi mesi. E non è possibile che per aver aggiunto una S a una parola che Manzoni utilizza nel suo romanzo, il mio canale YouTube sia soggetto a penalizzazioni da parte dell'algoritmo. Questo è successo tante volte con i video dedicati a Tra le rime, tantissime volte con quelli dedicati a Dante, e la cosa non mi stupisce, visto la grande polemica culturale in cui Dante si è ritrovato nell'ultimo decennio in Italia, e sta succedendo ed è successo anche coi video dei Promessi Sposi. Io sto dando il massimo per capire dove io abbia sbagliato, in che cosa abbia sbagliato, e soprattutto cercando di avere delle risposte dall'assistenza di YouTube, che non mi risponde velocemente in quanto il mio è un canale minuscolo. E in questa sede ovviamente io ringrazio la piattaforma, l'azienda YouTube, l'azienda Google, che mi ha dato la possibilità di esprimermi e di comunicare con il mondo, e quindi io sono pronto a rispettare ogni loro politica. Detto ciò, ovviamente io mi sento profondamente offeso quando vengo tacciato di antisemitismo o razzismo, o di essere contro le donne o contro gli omosessuali. Io semplicemente ho solamente riportato quanto Dante riporta nei suoi canti, quanto Manzoni riporta nelle sue opere, usando sempre un linguaggio il più accademico possibile, il più elevato, il più elaborato, e cercando di spiegare i concetti. Ovviamente questo per l'algoritmo non funziona, non va, e ovviamente molti miei video sono stati sottoposti a revisione manuale, e nel 99% dei casi hanno superato la revisione, in quanto chi c'è dietro, l'essere umano che guarda, capisce il valore culturale, che non c'è nessuna incitazione all'odio, alla violenza, al razzismo. Tuttavia, per ottenere questa assistenza io ho bisogno solo di una cosa, e ve la chiedo a voi: mi serve il vostro aiuto. Potete fare una semplice operazione gratuita: iscrivervi al canale. Questo aiuta tanto e mi permette di velocizzare tutto il processo, e sarebbe molto più facile per me contattare l'assistenza, ricevere risposte, e avrei anche più valore contrattuale nell'imporre determinate condizioni e superare determinati ostacoli legati alla censura. Voi con un semplice click potete fare davvero tanto. Se poi volete ulteriormente aiutarmi, potete scrivere sotto ogni commento l'hashtag YouTube Education e magari mettere un commento positivo sul video. Io ce la sto mettendo tutta. In ogni caso, forse mi sposto esclusivamente su Instagram, proverò a vedere lì i video come possono stare, anche se mi dispiace molto, in quanto YouTube è per me quella piattaforma dove l'utente, anche a distanza di anni, può ricercare, grazie al motore di ricerca, tutti i video e gli argomenti di cui è interessato, mentre mi pare di capire che su Instagram questa funzione non ci sia. Ad ogni modo, io adesso resto presente su queste due piattaforme e vediamo come va la questione. Fortunatamente YouTube non è il mio lavoro, in quanto sono un docente universitario e riesco a vivere anche senza YouTube, ma ciò che mi fa soffrire è che un grande lavoro come quello fatto nei video, dove io impiego 8-10 ore per realizzare un video su Dante, perché faccio la parafrasi, faccio il commento e ogni singola parola che dico vado a verificarla nei libri e nelle enciclopedie, perché non voglio dire cose sbagliate, ne va anche della mia reputazione, con così grande lavoro dall'oggi al domani venga cancellato. E allora a quel punto io torno a fare il mio lavoro, torno a parlare semplicemente in aula o ai convegni, alle conferenze, e non mi sbatto più tanto per fare tutto questo. Quindi iscrivetevi al canale. Detto questo, ringrazio YouTube, ringrazio tutti voi e in bocca al lupo.